Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael. E io Alessandra. Siamo a Malta, questo è il nostro primo giorno di esplorazione. L'obiettivo è... Noi siamo qui, Saint-Guilien. Andremo verso la costa, quindi Saint George Bay. Proseguiamo a Bisville per poi arrivare a Sliema. Quanto è figa questa zona, dovrebbe essere un centro commerciale questo. Vogliamo raccontare com'è stato il primo impatto ieri con l'appartamento in questa zona? Beh, diciamo è stato un po' caotico, visto il casino che c'era, è stato... Però stanotte alla fine qualche ora abbiamo dormito, stamattina... Ci siamo ambientati, dai. Sì, mi sono svegliata un po' più rilassata, quindi direi che va bene. Ale ha paura di camminare sul vetro, dai Ale! Siamo al Bay Center. Wow, questo posto è bellissimo. Stiamo percorrendo un bellissimo lungomare da Saint-Julien in direzione Sliema. È abbastanza lungo, eh? Adesso cercheremo anche qualcosa da mangiare per pranzo. Tutta questa zona qui prende il nome di Spinola Bay. Dove siamo, Ale? Da Bocconcino. E adesso siamo a Sliema. Dovremmo essere qui. Adesso continuiamo lungo la costa. Sembrano dune di sabbia, in realtà è roccia. Siamo a metà del nostro giro con un caffè americano. Abbiamo percorso 4-5 km dal nostro alloggio fino a Sliema. La costa è molto bella, il lungomare è ben curato, tenuto bene. Qui a Sliema credo che sia veramente un bellissimo centro. Che fai lì sotto, Ale? La cauta busta. Brava, non lasciare spazzatura in giro. Mai. Yo, I'm like an addict. Ciao bello. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Abbiamo appena fatto un po' di spesa da Lidl per evitare di mangiare sempre fuori, perché qui c'è da spendere tanto tra ristoranti e fast food. Come ti sono sembrati i prezzi del Lidl, Ale, rispetto all'Italia? Leggermente più alti che in Italia, però dai, possiamo dire che comunque sono accettabili. Noi abbiamo preso un po' di carne, almeno ce l'abbiamo per qualche sera, un po' di frutta, un po' di verdura, giusto necessario per sopravvivere. Tenete conto che qui è tutto importato prevalentemente dall'Italia, quindi i prezzi è normale che siano leggermente più alti. Guardate che bella chiesa. Ah, una cosa che ci siamo dimenticati di dirvi è che qui l'acqua costa un botto, più della birra se non sbaglio. Sì, costa veramente tanto, e anche il caffè, ha delle cifre assurde, il caffè normale da moca. La cassetta d'acqua ci è costata circa 4 euro. Ci sono un sacco di queste ville bellissime. Comunque a me Sliema le sta piacendo molto, è piena di edifici storici, un sacco di palazzoni enormi ed è piena di gente, turisti, stranieri. E pensate che ha solo 22.000 abitanti, però sembra una città molto più grande. Appena trovato una gallina randagia. Yip, yip, yip.